Salve, buonasera a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento che è particolarmente importante proprio perché è il primo. Relativamente a questo progetto, tuteliamo le energie che vede insieme le ACLI di Roma, la Caritas di Roma, attorno a quello che io non definirei un'emergenza, ma un problema con cui dobbiamo, problema barra opportunità, se siamo ottimisti, con cui dovremo convivere nei prossimi anni, che è quello dell'apertura, no? Completa, diciamo, al libero mercato, fondamentalmente completa, a parte alcune fasce particolarmente, diciamo, più fragili della popolazione che continueranno a poter utilizzare il servizio di maggior tutela. Ecco, un problema con cui dovremo convivere nei prossimi anni e che richiede una particolare cura, una particolare attenzione, un particolare accompagnamento di gran parte delle persone, delle famiglie italiane per metterle nelle condizioni di poter scegliere nella misura più avveduta, più adeguata, a quale gestore potersi rivolgere. E questo risponde un po' a un compito specifico che è nostro sicuramente della Caritas di Roma, ma penso sia proprio nel DNA, nella nella tradizione anche delle ACLI di Roma, con cui siamo particolarmente lieti di avviare questa collaborazione più stringente. È un impegno volto proprio ad assicurare quella tutela, quell'attenzione nei confronti delle persone, delle famiglie, che certamente non sono abituati, il 99% della nostra popolazione, ad essere ottimisti, non è abituata a confrontare le offerte e quindi a scegliere quella che è maggiormente adeguata rispetto alle proprie esigenze, ai propri consumi. Soprattutto non è preparata ad avere una vigilanza continua. Questo è un altro aspetto importante. Non è che fatta una volta la scelta hai risolto il problema. No, qui bisognerà fare attenzione ad avere una vigilanza continua. Questo corso, io mi sto per salutare e lasciare spazio ai nostri relatori, Rossella D'Agostini e Nicola Sensale, delle consulenti energetici delle ACLI, li ringrazio molto. Diciamo, questo nostro impegno è un impegno che si ispira molto ai contenuti della dottrina sociale della Chiesa. Ed è un impegno che davvero nel tempo si dimostrerà prezioso, perché è fondamentale non lasciare sole le persone, soprattutto in un tempo in cui l'innovazione tecnologica, la pubblicità, il marketing commerciale è sempre più aggressivo. Sappiamo quanti problemi ci sono rispetto, quanti rischi ci sono rispetto alle truffe. Sappiamo quante attenzioni occorre avere rispetto alle offerte commerciali che possono cambiare anche di punto in bianco. Quindi questo lavoro che noi avviamo oggi è un lavoro sommesso, silenzioso, ma molto concreto, di vicinanza, di prossimità. Penso che le nostre comunità parrocchiali, gli animatori della carità, gli operatori dei centri di ascolto, le associazioni che vogliono dare una mano, qui possono dare una mano, soprattutto attraverso l'informazione e questa attitudine ad accompagnare le persone rispetto a una novità, che è appunto quella della scelta della migliore condizione possibile per la fornitura del gas e dell'energia elettrica. Noi non siamo né pessimisti né ottimisti, però siamo preoccupati. Siamo preoccupati perché c'è una disparità di forza notevolissima tra chi fornisce l'offerta e può ricorrere agli strumenti anche più furbi o più sofisticati tecnologicamente, e la gran parte dei beneficiari, degli utilizzatori di queste utenze così importanti, che naturalmente non sono attrezzati. Già è difficile riuscire a capire meglio che cosa c'è scritto nelle nostre bollette, come si compone il costo, e sappiamo che bisogna fare attenzione a tutte le voci, a tutte le voci di costo. E noi come Caritas di Roma da tempo siamo impegnati su questo terreno della povertà energetica, e
Ne abbiamo fatto anche, rivolto un'attenzione anche all'ultimo rapporto povertà, c'è un sussidio dedicato con sguardi, no, di formazione. Concludo invitandovi anche dopo questo corso a restare in contatto, a fornirci segnalazioni, informazioni, come vanno le cose, quali sono le criticità e se, come purtroppo è prevedibile, ci saranno, quali sono i comportamenti non condivisibili da parte delle aziende che forniscono delle loro offerte. Naturalmente, anche se ci sono buoni comportamenti, saremmo contenti di conoscerli, perché non abbiamo una pregiudiziale contro le aziende, non abbiamo di ideologico nulla contro il libero mercato, ma sappiamo che qui c'è una disparità di posizioni e di strumenti di intervento che vede in una condizione di forte debolezza non solo le persone in maggiore difficoltà economica. In realtà vede in grande difficoltà, io credo, la gran parte della popolazione, perché è mancato un adeguato lavoro di informazione, di sensibilizzazione, di educazione e di formazione. Confidiamo molto anche nell'intervento dell'autorità dell'energia, perché sia molto proattiva. Ecco, io termino qui, ringrazio anche Alberto, tutti coloro che partecipano, che collaborano a questa iniziativa, e do la parola Giovanna a Senzale e Rossella D'Agostini, che adesso tecnicamente mettiamo subito le slide, così potete parlare e anche chi è qui in sala alla Cittadella può vedere le slide dal maxi schermo. Ditemi se si vedono, eh? Con il filo di Buongiorno a tutti, mi sentite prima di tutto? Ok, perfetto. Allora, prima di tutto vorrei presentarmi. Io sono Rossella D'Agostini e insieme a Nicola, che è qui accanto a me, e siamo consulenti nell'ambito proprio dell'energia elettrica e del gas. Considerate che io ho un'esperienza ormai di 24 anni, perché dal 2000 all'interno di società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale, e da circa un paio d'anni opero proprio come consulente normalmente per il settore business, quindi per le aziende che possono andare dalla pizzeria sotto casa alla Procter & Gamble di turno. Per questa tipologia di clientela, il mercato libero effettivamente dà risparmi molto significativi. Ma perché? Perché oltre la semplice fornitura, e poi vi anticipo, diciamo, quello che vedremo, no, nelle slide nel dettaglio, unisce il risparmio sulla fornitura anche a quello che è l'efficienza energetica, il fotovoltaico, le diagnosi energetiche. E per la parte domestica la situazione è diversa, nel senso, vedrete che anche scegliendo il miglior contratto di fornitura non parliamo di risparmi di migliaia di euro, perché andremo a incidere solo su una parte della fattura, quindi iniziamo a parlare di fatture, non di bolletta, che è circa il 40% del totale. Vediamo. Allora, aspettate. Entreremo nel vivo del mercato dell'energia elettrica e del gas e vi lasceremo poi tutta una serie di slide che ora non dettaglierò. Vorrei concentrarmi su quelle che sono le armi che vi possiamo lasciare per essere in grado, voi a casa, ma anche nei vostri punti d'ascolto, quando viene una persona con una fattura in mano, di poterli aiutare prima di tutto nel capire e soprattutto nel tranquillizzarvi. Per questo è il messaggio di base che vorremmo passare. Il Presidente ha giustamente detto che non dobbiamo demonizzare, no, il mercato libero, ma dobbiamo conoscere, perché conoscendo possiamo capire cosa ci stanno proponendo.
Prima di tutto dobbiamo capire che questo famoso mercato libero, questa caduta della tutela, eccetera, è un qualcosa che oggi non coinvolge il 100% delle famiglie. Oggi già il 60% in Italia è già nel mercato libero dell'energia. Quindi, passaggio numero uno è, una volta che abbiamo in mano una fattura, capire in quale mercato siamo, sia per l'energia elettrica sia per il gas, e vedremo più avanti dove dovrete leggere questa informazione. Chi è invece nel mercato tutelato, cosa a queste persone cosa succederà? L'autorità, l'ARERA, quindi sentiremo spesso questa sigla, l'autorità per l'energia elettrica e il gas, ha predisposto un periodo transitorio, che è un periodo che farà cadere i clienti della tutela in un altro mercato che è quello della tutela graduale. Entriamo ora nel vivo del dettaglio. Allora, considerate che il mercato elettrico italiano si è liberalizzato a valle del decreto Letta, quindi parliamo ormai di 24 anni fa, perché parliamo di fine del 99, e si è liberalizzato gradualmente. Pensate che nel 2000 gli unici clienti che potevano accedere al mercato libero erano le aziende grandi, grandi, parliamo delle grandi acciaierie, parliamo di gruppi tipo la Procter & Gamble, parliamo di consorzi di impresa, quindi sentirete soprattutto nelle regioni che hanno molto questo spirito, no, di aggregazione, pensiamo alla Lombardia, all'Emilia Romagna, i grossi consorzi. Man mano con gli anni si è abbassata la soglia fino ad arrivare, questo è importante, luglio 2007, quindi stiamo parlando di quasi 17 anni fa. Tutti i clienti privati, quindi noi a casa, abbiamo avuto l'opportunità di passare al mercato libero. Molti di noi, quindi, già da anni ricevono telefonate da call center, ricevono sul proprio cellulare le chiamate di chi minaccia di staccare, no, la luce se non firma un certo contratto. La verità vera, che ha già toccato e ne sono contenta il Presidente, è che in questi ultimi mesi questo attacco è diventato ancora più aggressivo. E la cosa importante è capire questo. Allora, considerate che a me, che faccio quello di lavoro, no? Quindi arrivano anche a me delle chiamate di soggetti che, nonostante io dica, per non fargli fare figura un po' barbina, diciamo, guardate che lavoro da anni in questo settore, quindi non vi preoccupate, cioè, andiamo oltre, già ho fatto la mia scelta. Nonostante quello, a me è capitato un soggetto, un operatore, che continuava a insistere nel dirmi: guardi, che se lei non passa con noi, lei ha il contratto che scade a fine mese, quindi rimarrà senza energia. Quindi, in queste situazioni così aggressive, il messaggio di base è lasciar cadere, nel senso, date il messaggio di non accettare nulla via telefono, di non dare consensi, di fidarsi di voi, quindi di chiedere se vengo al vostro punto d'ascolto. Voi adesso sarete man mano formati oggi, poi so che avrete un'altra sessione anche con un altro consulente che entrerà proprio nel portale delle offerte. È importante che si affidino, questo è importante, non facciano di loro iniziativa. Ora, quali sono i soggetti nel mondo del mercato libero? Voi sentirete parlare di produttori, avrete l'Enel, c'è Edison, c'è Sorgenia, c'è Acea, quindi soggetti che hanno delle centrali di produzione. Produttori, in questo periodo l'avrete sentito sui giornali, in televisione, sono anche i produttori del fotovoltaico. C'è, non so, la centrale idroelettrica dove è successo il disastro in quest'ultimo periodo. Poi ci sono i trader, cioè coloro che acquistano energia nella borsa. Allora, iniziamo a dire che il mercato elettrico ha una borsa dell'energia, il prezzo che si forma, lo vedremo dopo, in questa borsa si chiama PUN, quindi prezzo unico nazionale. E questo concetto rimane di base per degli approfondimenti per capire che condizioni economiche vi possono proporre. Ci sono poi società di vendita che a volte sono anche produttrici. Altre volte, e vi assicuro ve ne sono tante, non producono, non comprano dalla borsa, ma comprano da altri soggetti più grossi. In Italia considerate che siamo più di qualche centinaio di questi operatori e arrivate da soli a capire che più passaggi ci sono in mezzo tra quando viene prodotto un kilowattore e quanto arriva a casa nostra e più margine devono mettere da qualche parte.
Il mercato oggi della vendita dell'energia come è organizzato? Allora, ricordiamoci questo specchietto. Allora, noi abbiamo da una parte il mercato di maggior tutela, l'avrete sentito tante volte. C'è poi il mercato di salvaguardia, che avete sentito meno perché riguarda le grandi aziende, e il mercato libero. Focalizziamoci, prima di tutto, l'energia si esprime, poi lo vedremo bene, in potenza per tempo, quindi kilowatt per ora. L'energia elettrica che uno consuma sono kilowattora, il gas sono metri cubi. Ora, l'energia viene prelevata o in bassa tensione, o in media tensione, o in alta tensione le grandi aziende. Noi a casa abbiamo la bassa tensione. La bassa tensione sono 220-380 volt, quindi siamo interessati, quindi ci stiamo focalizzando nel mondo domestico, o abbiamo l'alternativa maggior tutela oggi, o mercato libero. Questi sono i nostri due mondi. La salvaguardia, lato non business, non ci interessa. Il mercato di maggior tutela è l'oggetto di questa tensione, di questo periodo, perché mentre il 10 gennaio 24, se ci fate caso, non ha creato tutta questa confusione. È terminato il mercato della tutela del gas e, ripeto, già è successo. La grande confusione, la grande aggressività si sta scatenando per quello che succederà dal 1 luglio 24, quando terminerà il mercato di maggior tutela per l'energia elettrica. Molto probabilmente, e qui poi lo vedremo più avanti, è perché nel mondo del gas ci sono molti meno operatori, perché per operare come fornitore gas devi avere certi accreditamenti presso Snam, Rete Gas, eccetera, che non tutti hanno. Ce l'hanno i trader, ce l'hanno i produttori, i cosiddetti rivenditori non ce l'hanno. Quindi i vostri ascoltatori, oppure voi a casa, avrete ricevuto molte meno chiamate per il gas rispetto all'energia. Il mercato delle tutele graduali. Allora, il mercato delle tutele graduali è il mercato in cui andranno a finire quei clienti che al 1 luglio 2024 sono ancora nel mercato di maggior tutela. Che cosa è questo servizio a tutele graduali? Considerate che qualcuno deve fornire questa energia. Si è deciso, l'autorità ha deciso di fare delle aste, ovvero delle gare in cui venivano assegnati lotti geografici a fornitori che hanno partecipato, e ripeto, fornitori che avevano le capacità finanziarie, no? E le capacità individuate dall'ARERA, quindi già selezionati per far ciò. Chi si è aggiudicato il Lazio, ad esempio, per i clienti domestici, più che il Lazio Roma, abbiamo la provincia di Roma, è stata aggiudicata da Illumia, che è una società di Bologna, mentre Roma Comune, Enel Energia. Che vuol dire? Un cliente che oggi è su Roma, quindi ragioniamo per l'area nostra, che è nel mercato di maggior tutela, è fornito, chi è che fornisce la maggior tutela? È fornito da una società individuata dal distributore locale. Per Roma è il Servizio Elettrico Roma, che è gestito da Acea. Nel resto del mondo, dove non c'è Acea, dell'Italia, dove ovviamente è Enel, è il Servizio Elettrico Nazionale. Ritorniamo su Roma. Voi a casa, o una persona che viene da voi, che ha la fattura dove c'è scritto mercato maggior tutela, sarà intestata a Servizio Elettrico Roma. Non fa nulla, arriviamo, scavalliamo il 1 luglio, ad agosto la fattura di competenza luglio non sarà più con il logo, no, ACE, Servizio Elettrico Roma, che poi un po' il logo ACEA, ma sarà di Enel Energia, se nel comune di Roma, oppure Illumia, se in provincia di Roma. Una cosa importante, molto spesso ai vostri centri di ascolto arrivano persone che hanno delle difficoltà economiche, sono in certe categorie protette per invalidità, sono persone che hanno oltre una certa età,
Queste persone sono cosiddette individuate dall'autorità come cliente vulnerabile. Il cliente vulnerabile è colui che passerà dal mercato, diciamo, di maggior tutela, se anche un mercato sempre di tutela graduale, individuata proprio per questa categoria, per farvi capire chi è noi, che non siamo nella parte di cliente vulnerabile. Siamo forniti dal maggior tutela, non facciamo nulla, cadremo, abbiamo detto, con Enel Energia. Bene. Enel Energia si è aggiudicata l'asta della maggior tutela per 3 anni, quindi 2024-2027. Diverso è il caso delle aste che sono state fatte ad hoc per i clienti vulnerabili. Non è stata un'asta triennale, quindi poi l'ARERA deciderà come muoversi nei prossimi anni. Una informazione importante. Chi oggi è nel mercato libero, ha più di 75 anni, rientra in quelle categorie che abbiamo detto, ha anche la possibilità, entro fine giugno, di mandare la richiesta all'autorità. Poi, no, penso che la seconda tornata della formazione vi darà anche i dettagli, no, del tutto, per poter rientrare nel mondo della tutela. Quindi, qual è la vera differenza? Questo è importante. Poi entreremo nel discorso del mercato libero. La tutela, poi entrerete, no, in questa logica, è legata a un prezzo dell'energia che sia che salga, sia che scenda, è legato, viene detto, indicizzato ai mesi precedenti, ai 3 mesi prima. Quindi che vuol dire? Che se il prezzo sale, come è successo nel 2021-2022, il cliente lo recepisce man mano più avanti, non se la becca subito la fattura dopo. Il prezzo, normalmente, come è nel mercato libero, se sale, sale e lo trovi il mese dopo, se scende, scende. Quindi è una scelta, diciamo, proprio per tutelare il mercato tutelato, per non avere questi grandi sbalzi di prezzo. Ora, nella presentazione che poi vi verrà condivisa, vi verrà mandato, ci sono adesso tutta una serie di dettagli su cui non vorrei soffermarmi, se no penso che vi levate dalla condivisione e no, ve ne andate uno per uno e rimarremo solo noi in sala. Dettagli un po' più tecnici che però vi serviranno per il momento in cui andrete a vedere. Avrete par sentito parlare tante volte di fasci dell'energia. Accendo la lavatrice la sera perché la sera in F3 e pago meno, anche se sempre meno, è vero questa situazione, perché l'F3 è allora la fascia della sera, no? Quindi sera, notte e tutto il periodo festivo. Negli ultimi 5-7 anni si sono abbastanza livellate, ad esempio l'F1, l'F2 rispetto all'F3, però la maggioranza dei prezzi, che sia nel mercato tutelato che sia nel mercato libero, viene articolata con le fasce orarie. Importante, qualunque scelta voi farete o qualunque scelta faranno i vostri, no, ascoltatori, non è per sempre. Quindi è una cosa importante proprio per levare l'ansia, perché l'obiettivo di oggi è proprio darvi quelle conoscenze e tranquillizzare la situazione, le persone che avete davanti. Qualunque cosa succederà, la persona anziana che ha ricevuto la telefonata senza rendersi conto ha dato un consenso e è convinta di essere ancora col mercato tutelato e si ritrova la fattura di un soggetto sconosciuto che gli manda la fattura col mercato libero, non è successo niente, nel senso che basta un mese, quindi il cliente domestico che oggi, che siamo il 22 di maggio, io dico firma perché a volte arrivano i soggetti, no, alla porta, ma adesso sempre meno, adesso è più di moda la telefonata, no, che fanno firmare oppure che prendono l'accettazione, no, al telefono. Il cliente, se entra, diciamo, accettata il 22 di maggio, il 1 luglio, perché fa fede fine mese, quindi dopo il 30 giugno al 1 luglio va con il nuovo fornitore, quindi vuol dire che se si accorge di questo firma con un altro, quindi non serve dare recesso, o meno è il fornitore nuovo che dà recesso e passa, no, con il fornitore nuovo che ha scelto. Parliamo ovviamente nel caso del mercato libero. Stessa cosa nella tempistica, vale per l'elettrica e vale per il gas. Un discorso ora, io vado
vi riempio di nozioni, poi alla fine vi faccio, insomma, vi lascio lo spazio, ci mancherebbe per domanda, chiarimento, vedo con Nicola se vuole aggiungere qualcosa o meno. Allora, il mercato dell'energia elettrica, come funziona? Lo sappiamo un pochino tutti, no? Perché soprattutto siamo diventati esperti dal 2021-2022, quando sui giornali o in televisione si parlava solo di quello, no? Poi capiremo il perché. Il mercato elettrico è costituito dall'energia che viene prodotta in una centrale o l'energia che viene prodotta dal fotovoltaico, dall'eolico, dall'idroelettrico. C'è l'elettrodotto, quindi tutti i cavi che noi vediamo, no? I pali che vediamo nelle autostrade, in giro, eccetera. L'energia non si immagazzina, l'energia non si immagazzina, no, tranne le pile, le batterie, però ragioniamo come logica, non si immagazzina e arriva al cliente finale. Quindi i soggetti sono il produttore, dicevamo, no? Il distributore nell'energia, c'è cioè a Roma, eccetera, il cliente finale che viene fornito da un venditore. Il gas è più complicato. Allora, volevo prima farvi vedere questo. Il gas, l'abbiamo letto ovunque, poco se ne produce in Italia. Considerate, io mi sono fatta, avendo fatto, diciamo, la pazzia di aver preso un'ingegneria chimica, nei miei primi 4 anni li ho fatti neni, proprio nell'estrazione del gas. Lì ho imparato, a mie spese, che le piattaforme che noi vediamo in Adriatico, ad esempio a Ravenna, non producono praticamente niente, si usano come stoccaggio del gas, perché ormai non ci sono metri cubi. Se leggerete ovunque che nell'Adriatico, verso più la parte della Croazia, ci sono dei campi che devono essere esplorati, eccetera, il succo è che il gas, il 90%, viene prodotto all'estero. Prodotto all'estero e arriva da noi o tramite i gasdotti, tutto il delirio successo con la crisi della Russia, per cui c'era, no, tutto il gasdotto della Norvegia che aveva avuto, no, il sabotaggio, eccetera, oppure arriva via nave. Il gas, siccome può essere immagazzinato, viene stoccato. Che cosa è successo? Perché tutti i lati negativi hanno sempre risvolto positivo. La crisi del 2021-2022 ha molto premiato quelle nazioni come l'Italia, che da sempre hanno privilegiato lo stoccaggio strategico. Quindi, a differenza di altri paesi, l'Italia ha sempre avuto come policy quello di avere tra il 70 e l'80% di stoccaggio, che non era sufficiente per tutta la propria industria, il residenziale, eccetera, ma almeno era un valore aggiunto. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che avremo dei soggetti, Nord Africa, era la Russia, altri, no, che ce lo danno tramite le gassiere che ci approvvigionano di gas. Poi ci sono soggetti che hanno costruito il gasdotto, quello che è poi la dorsale appenninica, che poi è Snam e Rete Gas, sono due soggetti, Edison Gas e Snam e Rete Gas, e una miriade di distributori locali. Chi ci fornisce il gas a casa è il venditore, che normalmente non coincide con il produttore, ma nella nostra fattura, mentre in quelle elettriche abbiamo, poi lo vedremo, prezzo della materia prima, costo del trasporto, oneri, accise, eccetera, nel gas c'è una voce in più, cioè il costo della distribuzione e il costo del trasporto, perché il costo del trasporto dorsale appenninica, distribuzione, le reti del distributore, la vecchia Italgas di Roma, che adesso è di nuovo Eni Gas and Power, o i distributori locali. Concetti base, nell'elettrico già l'abbiamo detto, era il kilowattora, qui sono i metri cubi, un mese come per l'elettrico, ma andiamo al succo, secondo me, di quello che ci interessa oggi e che ci dobbiamo portare a casa. Alla fine, perché altrimenti non capivate nulla di quello che adesso vedremo. Allora, una fattura, questo è importante, che uno riceve a casa o che ricevi via email, eccetera, è una fattura che viene detta 2.0, la fattura sintetica, dove il fornitore normalmente riporta alcune voci che sono quota materia prima, poi c'è la parte oneri di sistema, trasporto, IVA e accise. Quello che vi volevo far notare è che nella fattura
il 40% è il costo dell'energia. Tutto il resto sono voci su cui noi non possiamo far nulla. Quindi, quei bravissimi, non diciamo cose brutte, quindi, quelle bravissime persone che telefonano e dicono: vi garantiamo il 20% di risparmio rispetto alla fattura che avete oggi, non è vero? Al massimo è il 20% del 40% della fattura totale. Quindi il cliente che poi, che comunque è bravissimo, che quindi poi il cliente si ritrova la fattura e dice: meno pago 20% in meno, no? Quindi qui vedete, entro qui troppo nel dettaglio, c'è la parte dell'energia, le perdite, queste ve le risparmierei assolutamente. Sulla parte, e poi ci sono gli oneri di sistema, qui andiamo avanti. Sul gas è una situazione similare. Sul gas abbiamo il costo della materia prima che pesa circa 40-45%, poi ci sono il trasporto che è distribuzione e poi c'è l'imposta e l'IVA. Se vi ricordate, per un po' farvi capire queste voci, periodo critico il governo aveva abbassato tipo l'IVA al 5% per tutte, avevano fatto una serie di interventi, tipo gli oneri dell'energia le avevano azzerate, alcune le avevano eliminate, per cercare di incidere su quelle voci che normalmente sono passanti. Allora andrei, adesso sono le varie imposte, le varie addizionali, andrei a vedere la base, secondo me, della nostra formazione. Allora, il mondo dell'energia non ha inventato niente, nel senso, tranne per i clienti business, quindi aziende che consumano. E che considerate che hanno un'incidenza sul loro prodotto finito del 20, 30, 40%, no? Come costo dell'energia, per il mondo nostro, quindi il mondo domestico, i fornitori non hanno inventato nulla se non si sono basati su quello che è anche il mercato degli acquisti delle case. Cioè, se voi comprate una casa e andate in banca, che cosa vi propongono? Il mutuo come può essere? A prezzo fisso o a prezzo variabile? Così come i mutui di casa, se uno fa una scelta e decide di firmare per qualunque motivo, qualunque ragionamento che abbia fatto, un prezzo fisso, non è che poi, siccome i prezzi scendono, vanno dalla banca e dice: senti, mi fai passare all'indicizzato? No. Quindi è importante quello che ha detto il vostro presidente all'inizio. Uno deve conoscere perché da adesso in poi non può più permettersi di essere passivo, nel senso che, visto che si ha la possibilità ogni mese, volendo, non succederà mai, perché uno non fa solo quello, di cambiare, uno deve essere in grado di capire se questo è un momento in cui, sondando il mercato, è meglio andare con un prezzo fisso o con un prezzo variabile. Che vuol dire prezzo fisso? E che cosa sconta il prezzo fisso? Allora, non so se avete sentito. Vabbè, allora, prima di tutto vediamo che ci sono diverse mani alzate. E pensavamo di, proprio per dare una fluidità un attimo alla presentazione, di finire, ma abbiamo veramente quasi finito, e poi di lasciare lo spazio alle domande alla fine. Non scorrono le slide. Allora, aspettate, questa è già diversa. Sì, alla che d'aiuto. Perché non ci vediamo. Un attimo, che stiamo cercando. Girano adesso? Andava bene? Sì. Perfetto. Hanno detto ok. Tranquillo.
Perfetto. Eccoci. Allora, dicevamo, quindi la scelta vera è all'inizio tra scegliere un prezzo fisso o un prezzo variabile. State attenti su questo tema perché parlavo con alcuni vostri colleghi qui in sala. In questo momento proprio storico, voi sapete, perché lo leggiamo ovunque, che ci sono, ad esempio, le tensioni internazionali, no? E quelle incidono sul prezzo del gas e a cascata sul prezzo dell'energia. Diversi fornitori, complice quello che sta succedendo in Ucraina, complice quello che sta succedendo a Israele, eccetera, stanno giocando su questo tema, proponendo dei prezzi fissi che sono il doppio, poi vedremo di cosa stiamo parlando, rispetto a quello che è la previsione per il 2025 del prezzo. Perché? Proprio perché esiste una borsa dell'energia, cosa fanno i fornitori per prendere in borsa l'energia e fornire Rossella, ad esempio, da qua a 2 mesi? Loro vanno in borsa, comprano ovviamente non solo per Rossella, per un certo quantitativo di energia, comprano al prezzo per cui la borsa quota quella quantità, non so, a decorrere da gennaio 25. Il prezzo, come tutte le borse, sconta la tensione che c'è, la sensazione di come andranno i prezzi, eccetera. Ma io ci scarico, io fornitore, ci carico sopra un X che è il rischio. Quindi, perché può andare su e può andare giù. Faccio una mia copertura finanziaria. Bisogna capire, e quindi qui è importante un aiuto, se è il momento giusto per prendere il prezzo fisso, perché in quest'ultimo anno il prezzo indicizzato, quindi l'altra parte, il prezzo variabile, ovvero legato al prezzo di borsa, il famoso buon, è stato vincente, perché vedrete che come è composto questo prezzo variabile, c'è cioè questo valore, che adesso vedrete che è questo famoso PUN, più una fee che va a coprire i costi praticamente che il fornitore ha, no? Il costo cliente, il costo rischio credito, eccetera, eccetera. Vi abbiamo qui riassunto quelli che sono gli indici con cui dovete imparare a familiarizzare, perché su questi, o che andate online a vedere delle offerte, poi ve lo spiegherà meglio l'altro consulente, o che leggete sul giornale, dovete sapere che quando si parla di prezzo fisso è facile un numero, in kilowattora, euro, no, kilowattora o euro 6 metro cubo. Se è indicizzato si dirà PUN più fee o PUN più spread, secondo il fornitore, e PSV più spread. Il PUN, l'abbiamo già detto, è un prezzo di borsa. Quindi c'è poi un sito ufficiale del gestore proprio del mercato elettrico che lo pubblica, quindi è un dato trasparente. Il gas, il PSV, non è una borsa proprio del gas, ma è una piattaforma proprio online in cui si acquista e si vende, gli operatori proprio acquistano e vendono gas. Sotto vi ho riportato quello che è stato l'andamento del PUN a sinistra e del PSV a destra dal 2021 al 2024. Queste montagne russe che vedete col picco qua, tipo la cima della montagna, vanno proprio a coincidere con la fine del 2021. Per darvi un ordine di grandezza, perché è importante che voi lo sappiate, quando eravamo nella piena crisi ucraina, l'elettricità costava, per darvi un'idea, 0,500 euro kilowattora, quindi 500 euro megawattora l'energia. Adesso siamo sotto i 100, le previsioni che va da 115, quindi nessuno, a meno che scoppiano situazioni ovviamente oggi non prevedibile, si aspetta un'impennata. Ma perché? Perché ormai siamo totalmente interconnessi a livello mondiale. Quindi oggi, anche se interrompessimo domani qualunque fornitura di gas dalla parte dell'est Europa, dalla Russia, eccetera, abbiamo molto gas immagazzinato e soprattutto andiamo verso l'estate, quando storicamente uno non accende termosifoni, quindi la domanda di gas, tranne il gas per uso industriale, è più bassa. Quindi è un momento in cui c'è l'aspettativa di una discesa e a cascata, siccome ancora oggi quasi il 60% dell'energia è prodotta dal gas, dalle turbogas, di conseguenza anche il prezzo dell'energia va a scemare. Entriamo nelle ultime due o tre slide.
Sì, certo, proviamo, vediamo se... Come... Com'è? No, non si vede proprio. Aspetta. Meglio. Meglio. Si vede? Ok. Ok. Allora, voi siete a casa, oppure viene da voi una persona. Voi chiedete di vedere, chiedono un aiuto. Voi chiedete di vedere l'ultima fattura. Allora, prima di tutto, capire se stanno nel mercato libero o nel mercato di maggior tutela. Qualunque fornitore lo scrive normalmente sotto il logo, quindi in questo caso, ne abbiamo presa una, è nell'energia mercato libero, in questo caso dell'energia. Se fosse stato... Qualche nome dovevamo fare, quindi Abbiamo tirato fuori, ok, quindi ok, potevamo prendere altri. Cioè, vedrete che c'è... Giusto, grazie. non Giusto. penalizzare nessuno. Ma perché abbiamo preso Enel? Perché molto, soprattutto nella zona nostra, la maggioranza sono o Acea o Enel, poi alla fine, no? Perché siamo, nonostante tu, Pisano, noi qui, questi sono e questi ci teniamo, no? Nel senso che la maggioranza, soprattutto nel domestico, sono quelli che vediamo di più. Allora, questa è la prima, quindi dove sei? Mercato libero? Mercato di maggior tutela. Se nel mercato di maggior tutela non avrai il logo Enel, ma abbiamo detto che sei Roma, quindi sei Servizio Elettrico Roma con logo l'Acea, praticamente il distributore Acea. Cosa devo fare? Niente. Niente. Niente perché, se sei che cosa? Se sei un cliente vulnerabile. Perché? Perché io ragiono che la maggioranza sono persone che hanno difficoltà, no? Quindi non fare assolutamente nulla perché cadi in automatico nelle tutele graduali del sei invece una persona, per esempio, la nostra età. Quindi sono nel mercato di tutela, che fai? Niente. Ok, perché ricaiamo che in questo caso nella tutela graduale, non categoria fragile, affettiva protetta, però rientriamo comunque per i prossimi 3 anni in una tutela graduale, quindi in un mercato che non è la tutela originaria, comunque è una transizione che ci accompagnerà in questo prossimo triennio. E soprattutto io questo vorrei sottolineare, se non abbiamo già fatto la scelta, la decisione di essere passato nel mercato libero, questo è il momento per approfittare di approfondire la conoscenza, quello che dicevamo prima, nel senso, a meno che sia una persona, e ce ne sono, che a valle della botta delle fatture che ha avuto negli scorsi 1 o 2 anni, già si è informato, io vedo tantissime persone attive. Nell'andare su online, vedere quali sono i fornitori migliori, quindi ti senti confidente. Allora è una situazione, temo che non siano molti quelli che vengono da voi in questa condizione. Allora aspetta, anche perché le tutele graduali, come diceva Nicola, sono state assegnate tramite asta, che vuol dire al prezzo più basso tra quelle proposte dai vari fornitori. Altro dato, voglio capire se ho un prezzo fisso. O un prezzo indicizzato è indicato sia nel nome normalmente è nel flex. Indicalo col mouse. Sì, si vede se lo indico qua. Indicizza. Vedete? Si vede se io lo È nel indico. flex. È nel flex. Da un riferimento per capire se in quel momento il cliente che abbiamo di fronte sta avendo un'offerta a prezzo indicizzato, quindi si muove con l'oscillazione del PUN che abbiamo detto prima, quindi poi sostanzialmente segue un pochino l'indice di borsa e il Certo. mercato, oppure ha battezzato un'offerta a prezzo fisso, quindi nel momento che l'ha battezzata ha bloccato un prezzo che rimarrà per tutta la durata E dell'offerta. come fa a accorgersene? Normalmente c'è Sicura Energy, cioè sono nomi che molto richiamano un discorso. Come faccio a capire, perché è successo su praticamente il responsabile di un'azienda che seguo, mi manda la fattura di casa perché se è il momento in cui l'80% no, del responsabile acquisti ti chiede: ma senti, mi fai un aiuto? Ah, mi dai un aiuto anche a casa, non ci sto capendo più niente. Allora, come fai a capire se il nome è criptico? Perché anche lì è la fantasia dei fornitori nella scelta dei nomi, Open Energy o altri nomi. Allora, è diritto, quindi non è un favore.
è diritto del cliente, che sia la signora Maria, che sia la Henkel della situazione, per tirare dei nomi, è diritto richiedere online, normalmente va sul proprio sito, nell'area riservata, la fattura di dettaglio. Perché? Perché normalmente il fornitore manda la fattura, quella che abbiamo chiamato 2.0, la fattura sintetica. Nella fattura di dettaglio uno riesce a vedere, ma semplicemente va nella parte materia energia. Se il prezzo, che sia 0.300, 0.10, 0.6000, è identico a gennaio, a febbraio, a marzo, lo capisce da solo con prezzo fisso, no? Poi ovviamente, no, uno eventualmente chiede aiuto, però solo con se non si capisce dal nome, l'unico modo è vederlo con la fattura di dettaglio. Poi capire se uno è domestico, residente o meno, perché a seconda se è residente o meno ha delle accise diverse, e poi entriamo nel clou. Se voi volete chiunque, quindi voi vuol dire noi a casa o l'azienda, vuole cambiare fornitore, i dati che deve dare sono tre. Sono nome, cognome, il codice fiscale, l'indirizzo di fornitura, il POD. Il POD che cos'è? Allora, un conto a casa abbiamo il contatore di casa. Il contatore di casa ha la matricola del contatore che non interessa a nessuno. Il POD non è scritto se non cliccando più volte, eccetera. Il POD è un IT 001 e se sei su rete Enel, IT, questo non so se lo sai, 002 e se sei su rete Acea. Questo è univoca, scusate, univoco per la tua fornitura. Quindi anche se hai due porte con due contatori e in uno stesso piano, uno di fronte all'altro, i POD sono diversi, ma lo stesso condominio, cioè avrà il POD del condominio, che è quello per le luci, per l'ascensore, eccetera, identico, identico, assolutamente sì. O al codice fiscale, O al almeno se codice sì. fiscale, bravissimo, o al codice, che è un altro dato che serve quando uno deve cambiare fornitore, eccetera. Poi avrete nelle fatture, qui è come lo esplicita Enel, perché poi le autorità date ai fornitori, perché se voi pensate nel 2007-2010 c'era la fantasia che si sbizzarriva nelle fatture del mercato, poi l'autorità giustamente ha dato delle regole su come presentare i dati, il cliente non capiva niente, quindi ha dato l'obbligo della fattura sintetica, ha dato l'obbligo della fattura dettagliata, e con tanti mal di testa di fornitori che hanno cambiato tutti i sistemi informatici, un delirio. Che qual è uno degli obblighi? Indicare il consumo da inizio fornitura e il consumo fatturato. Questo sì, serve, alcuni fornitori lo chiedono, ma normalmente il fornitore chiede l'ultima fattura e se lo prende poi alla fine, no? Il consumo. Stessa cosa vale per il gas. Allora, qui abbiamo fatto vedere, come diceva Nicola, Eni, ma semplicemente perché molti, io parlo di Roma, erano Italgas, poi senza che neanche Italgas e Eni, senza che se ne sono accorti, molto sono stati cambiati nel mercato passati, no? Nel mercato libero. In questo caso, anche nel gas, la tutela è fornita dal distributore locale, quindi nel caso nostro Eni Plenitude, viene chiamata la società che fornisce la parte domestica di Eni. In questo caso c'è proprio scritto, no? Mentre in quell'altro c'era scritto Mercato Libero, in questo c'è scritto proprio servizio di tutela. E quali sono i dati che ci servono? Sul gas sembra più complicato, ma vi assicuro che è identico. Non c'è più il POD, ma ci sono due dati. Il primo è aspettate, non so se si vede, il PDR, è un numero bello lunghetto che trovate sempre, il fornitore è obbligato a indicarlo. E anche questo è come codice fiscale, come l'IBAN, quindi è identificativo del contatore di casa. E il REMI. Che cos'è il REMI? Questo poi lo leggete qui, questo non è univoco, nel senso c'è la cabina del gas che fornisce Roma, come ci sarà quella che fornisce Pomezia, eccetera, eccetera, che ha un numero, è dove il gas dalla rete nazionale si stacca. Prende, va nella rete della distribuzione locale, arriva alla cabina di Roma. Dalla cabina di Roma partono poi tutti i nodi allacci per arrivare alle case, alle aziende. Quindi se voi prendete tre, io e voi,
che abitiamo a Roma avremo lo stesso REMI, ma tutti PDR diversi. Una cosa importante, normalmente, a meno che ve lo fate voi, io parlo più a voi che a quelli che vengono da voi, che a vedere hanno un po' più, no, bisogno di un aiuto. Se voi andate a farvi il contratto da soli online, perché poi vedrete, no, diversi fornitori hanno la possibilità di farlo online, vedrete che vi chiedono questi dati, quindi vi chiedono l'elettrico, il POD, vi chiedono l'indirizzo, eccetera, eccetera, il lato gas, vi chiedono quello Guarda, che mi dicono è rimasto la slide, è rimasto su El. è. Ah, e Riproviamo. quindi come facciamo? Aspetta. No, niente, quindi questo. Vai. Ah, perché l'avevo messo in dopo lo schermo per farlo vedere meglio. Adesso dovrebbe. Allora. Lo vedete adesso? Lo vedono? Sì. Ok, sì, perfetto. Quindi scusate, tornate indietro, solo per farvi vedere, dicevamo, si vede quella che è la tipologia di cliente. Abbiamo detto che i dati tecnici da considerare sono questi, il PDR, il REMI, che abbiamo detto è uguale per noi clienti della stessa zona. Poi un altro dato. Normalmente i fornitori si prendono l'ultima fattura e vedono loro qual è l'uso del gas, solo acqua calda, cottura cibi, eccetera. Però questo è l'ultimo aspetto che dovete vedere. Aspetta, che stavo provando. E poi c'è il consumo annuo, che è indicato normalmente alla fine di questo, diciamo, specchietto. Non so, Nicola, prima di Sì, lasciar loro posso. parola, vai se Volevo vuoi. aggiungere, no, più che altro aggiungere, innanzitutto ciao e buonasera a tutti. Buonasera. Allora, ma possiamo anche rimanere qua. Parlo alla sala e parlo a chi mi segue. Allora, siamo arrivati in fondo, intanto per quanto riguarda la presentazione delle slide. Adesso lasciamo poi tutto lo spazio alle domande. Allora, a me ora, ci premeva fare questa riflessione. Nella preparazione, insomma, di questo corso ci siamo trovati di fronte a una difficoltà oggettiva perché il tema era abbastanza ampio e dovevamo dare alla fine un taglio. Abbiamo preparato delle slide che ci rendiamo conto sono generali, sono tante, che vi lasceremo a disposizione se volete fare approfondimenti, e dovevamo comunque trattare un pochino tutti i temi per raccontarvi anche per grosse linee, e a volte parlare per grosse linee si fa anche un pochino di difficoltà perché andare troppo nel generale non si riesce a capire le specificità che ci stanno all'interno. Dovevamo però comunque, mi rendo conto, anche dare un'indicazione. Okay? Ne abbiamo a un certo punto durante il corso, vi abbiamo dato le indicazioni, però in questa fase mi ripremeva fare un pochino un riassunto generale della situazione e rifocalizzarci su quello che secondo me è importante che rimanga dopo questo corso. Allora, innanzitutto riprendo un pochino forse la prima slide, quello del momento storico. Siamo in un momento storico in cui vi abbiamo fatto capire abbastanza chiaramente che questo mercato libero, per quanto riguarda il domestico, è partito dal 2007. Quindi oggi sono già passati più di 15 anni. All'interno di questi 15 anni, il cliente italiano, noi, io, mia madre, tutto sommato, probabilmente avremmo già fatto delle scelte. Quindi abbiamo anche Consapevoli. consapevoli o non, i due terzi in questo momento più o meno del mercato e del mercato italiano è già sul mercato libero perché ha fatto una scelta o l'ha ripetuta anche perché ha cambiato il mercato libero, ha cambiato fornitore e l'ha ricambiato nel corso di questi anni. Alle porte di luglio 2024, un terzo più o meno, 10 milioni, voto per pieno, non ancora effettuato ed è ancora sul mercato tutelato. Ecco, su questi 10 milioni si sta concentrando un pochino il tam-tam mediatico, no? Che da gennaio è partito, creando un pochino anche di ansia e di apprensione. Oggi la nostra indicazione è per tutti i clienti che oggi stanno sul tutelato, ok? Di rimanere comunque su quella che è il mercato di passaggio, che è un tutela graduata, la tutela graduale, sia perché le categorie, tra virgolette, fragili per età, per caratteristiche, per situazioni particolari, sia per tutte le persone che sono sul tutelato e non rientrano all'interno delle categorie protette, categorie fragili. Perché troverete nei vostri centri di ascolto le persone che vi daranno la fattura che sono sul tutelato. Quindi la comunicazione sarà
rimaniamo qui e aspettiamo i prossimi 3 anni. Tenendo conto, Rossella l'ha detto, che 2 anni fa c'è stato un momento storico, okay, con la guerra in Ucraina, eccetera, in cui il prezzo è schizzato, ma è stato in 20 anni probabilmente un fatto epocale che difficilmente, molto difficilmente, potrà ripetersi. Tenendo conto che comunque lo stesso fatto epocale non ha attraversato soltanto il mercato maggior tutela, ma ha attraversato anche il mercato libero. Quindi clienti che anche in quei mesi erano sul mercato libero, che si trovavano con un'offerta a prezzo Indicizzata. indicizzato, quindi variabile alcun, anche loro hanno affrontato. In quel momento storico, diciamo che la categoria di persone che erano sul mercato libero con offerte fisse, con prezzi fissi, magari presi 4, 5, 6 mesi prima, con un prezzo particolarmente basso, si sono trovate in una posizione di vantaggio perché avevano bloccato un prezzo nel momento in cui non c'era nel sentore di crisi e quindi si sono trovati in quei 3-4 mesi protetti. Aspetta, io posso dire una cosa, Nicola, scusa se ti interrompo. Considerate che in quel momento, l'avrete letto da qualche parte, molti fornitori non si sono comportati correttamente. Molti fornitori hanno rinegoziato quei prezzi fissi. Quindi, che cosa è successo? È dovuto intervenire l'autorità dando l'obbligo poi ai fornitori, nel caso, no, di prezzi fissi, eccetera. Quindi, come dice, scusami Nicola, che ti ho interrotto. È vero, avevano fatto una scelta a volte anche inconsapevole perché nessuno si sarebbe aspettato quello che è successo sul mercato, solo quelli però non hanno avuto l'impatto o l'hanno avuto più avanti. Visto. Quindi ritornando alla nostra indicazione, perché vi voglio dare tranquillità e serenità, perché abbiamo detto un sacco di cose, un sacco di parole abbiamo usato, però alla fine se il cliente si trova sul maggior tutela, l'indicazione che ci sentiamo di dire spassionatamente è di lasciarlo sul maggior tutela. Il cliente che è già sul mercato libero, che arriva con una fattura del mercato libero, tutto sommato ci sentiamo anche un pochino più tranquilli e vi dovrete sentire più tranquilli perché comunque ha già fatto una scelta, quindi è già sostanzialmente sul lotto volante del mercato libero. E allora è probabilmente sul corso che seguirà il nostro, il 30, se non mi sbaglio, vi daremo delle indicazioni aggiuntive con il portale di Arera che vi darà delle indicazioni anche Come per scegliere. aiutarvi a come scegliere all'interno di questo mare magnum delle varie offerte. Okay? Però secondo me questo dovrebbe essere il nostro cruscotto. Quindi alla fine di tante cose che possiamo vedere sulla fattura, la prima cosa fondamentale è capire se stiamo sul mercato tutelato o sul mercato libero. Già all'interno di questo primo passaggio abbiamo fatto la gran parte della nostra scrematura perché sapremo già dare un'indicazione e proteggere il nostro cliente, la persona che arriva allo sportello e chiede aiuto. Fondamentale anche questo, Rossella l'ha detto, questo è un momento storico in cui da una parte c'è il tamtam mediatico che probabilmente mette in agitazione. Questa agitazione da parte dei giornali e telegiornali presta il fianco a operatori, che altro call center, eccetera, che sollecitano l'ansia disturbando, creando ancora di più ansia e dando informazioni sbagliate al telefono. Di massima non c'è nessun aumento di prezzi, nessun call center Distacchi. che ti chiama può sapere che offerta hai, che scadenza c'ha. Nessuno ti potrà mai promettere il 20% di sconto che è irrealistico. Quindi la comunicazione, chiunque arrivi allo sportello, dovete rassicurarlo e dire di buttare semplicemente giù il telefono perché va protetto, perché le informazioni che arrivano in questo momento, il 99% sono rivolte a catturare il cliente in maniera non diciamolo, eccetera, quindi va protetto, eccetera. Rimane soltanto un pezzettino, il pezzetto del cliente, il cliente che è già sul mercato libero. Il cliente che è sul mercato libero e chiede a voi sostanzialmente un riferimento. D'altra parte viene da pensare che se lo è, probabilmente lo potrà chiedere, avrebbe avuto bisogno già prima, eccetera. Vi aiuteremo sulla seconda parte del corso che vi daremo un'indicazione con il portale Area. Una cosa secondo me diventa fondamentale però capire da luglio in poi, per quello che sarà. In tutti questi anni, affidandoci al maggior tutela, il mercato dell'energia, il cliente è stato, tra virgolette, era un cliente che si poteva permettere di essere passivo, okay? Quindi di essere non attento a quello che gli succedeva.
Da luglio in poi, il cliente che si troverà o poi si troverà alla fine sul mercato libero deve essere un cliente attivo, deve essere un cliente che deve essere attento, o quantomeno almeno una volta all'anno, a giudicare sostanzialmente la propria offerta e compararla per vedere se l'offerta che ha in quel momento è l'offerta migliore o può avere un'offerta diversa, un'offerta che gli permette. Questo è un aspetto che, se fino adesso non ha fatto parte del nostro DNA, da domani dobbiamo passare da una situazione, tra virgolette, passiva a una situazione attiva ed essere attenti e monitorare quello che ci sta capitando. Io Io passerei alle domande. sì, io integro una cosa veloce, 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 e monitorare quello che sta capitando, ma soprattutto un altro dato, come vi ho fatto vedere, vedere la scadenza, se uno è nel mercato libero, la scadenza dell'offerta, perché quello che succede, che vi succederà sempre più nel mercato libero, i fornitori in questo atteggiamento aggressivo molto spesso mettono ovviamente un obbligo, scadenze dell'offerta, rinnovano, cambiando il prezzo molto spesso, aumentandolo anche di gran lunga, dando comunicazioni spesso via mail, spesso non arrivano, il 90%, tu sai, non arrivano, il cliente quindi si ritrova al tredicesimo mese con prezzi ben più alti. Quindi monitorare se si è nel mercato libero tutelato, se si è nel mercato libero vedere con chi si è, se si è sul prezzo fisso indicizzato e quando scade l'offerta. Puoi rimettere la. Aspetta, ti faccio vedere. Stava fatta la domanda dove si vede, perché se no. La scadenza sì, aspetta, grazie. Perfetto. Dimmi, posso? Sì. Allora, qui ad esempio il gas, ma uguale, c'è scritto data attivazione contratto 9 gennaio tipo 2008. Lo vedi? Sì. Normalmente questo è un cliente che è dal 2008 che è con Eni e si rinnova o cambia di anno in anno, quindi questo quando scade scadrà a dicembre del 2024, ma questo è un caso bravissimo. Aspetta, normalmente il prezzo dura o 12 o 24 mesi a volte. Volevo andare, aspetta, posto quello dell'elettrico che là è già mercato libero, quindi lì vediamo meglio. Mi sa che la slide è ancora là, questa. Perfetto, la vedete questa di Enel? Ecco, questa c'è proprio scritto scadenza offerta. Quindi questa c'è. Bravissima, perché è mercato libero, quello è il mercato tutelato. Normalmente il tutelato vuol dire uno che non si è mai mosso e che ha attivato, è andato ad abitare in quella casa dal 2008. Nessuno gli ha fatto nulla, non ha mai cambiato fornitore. E quindi rimane quella data lì, ma lui è tutelato, quindi non ce ne importa niente quando scade l'offerta, perché è il mercato tutelato. Importante, abbiamo detto, è nel mercato libero. Infatti qui c'è scritto scadenza offerta, vedi, febbraio 2024. Vuol dire che questo cliente fino a febbraio ha quella tariffa. Dal 1 marzo il fornitore, normalmente lo scrivono nell'ultima pagina della fattura, o via mail o via posta, secondo se ha scelto di ricevere la fattura cartacea o via mail, mandano la proposta di rinnovo. Molto spesso uno a casa non ci fa caso e si ritrova che dal 1 marzo 2025 ha un altro prezzo. Invece questo è un dato da attenzionare. Io lascerei, mi sa, la parola Sì. anche a lui. Ok. Adesso vi sblocco. Sì. Vieni, vieni, che almeno fai da moderatore. Te vedi anche te, Nicola, se c'è qualcosa di cui potete Adesso vi sblocco i microfoni e vi dico subito, ci sono molti messaggi in chat, ma noi non siamo riusciti a vederli perché abbiamo lo schermo intero. Da questo momento potete attivare i microfoni per fare le domande. C'è Laura che ha alzato la mano e anche iPad di Cristina, però non so il nome. Chi dei due? Va bene. Ognuno di voi deve Laura, attivare puoi i microfoni. attivare? Ti funziona? Ecco, Sì. può Leggere sì, le no. varie domande. Sono Ascolto. Piero, l'iPad di Cristina, sono Piero. Pa Ok. posso parlare? Sì. Allora, la prima cosa che vi voglio dire, grazie,
Seconda cosa che voglio dire, ma se fate una presentazione così, cara la mia Rossella, ha ragione Red Butler a lasciarti lì e andare via, come via col vento. Tu ci devi mandare le slide, se no non ti Sì, seguirò mai. è certo. Cioè... No, me le devi mandare prima, se no faccio come Red Butler, me ne vado via. Ti lascio lì anche se ti ho sposato, capito? Assolutamente, messaggio ricevuto. Cioè, ha fatto bene Red Butler a mollarti. Cioè, tu No, hai ragione. non puoi Almeno fare potevi farti le domande. 2 ore di volume di parole su numeri che io poi come faccio a seguirti? Se non c'ho sotto mano le carte. Mi segui? Sì, è giusta come osservazione, hai ragione. Questo Devi teniamo a mandarmi le mente prime. per la Metteremo futura. online sia la registrazione che le slide. Cioè, no online le slide, mandare prima le slide, me le mandi, io me le stampo e ti seguo. Se no, non ce Bene. la faccio, Bene. divento matto. La seconda domanda che ti voglio fare: le accise sono su tutti, vero? Tutti. Su Sì, IVA e tutti. accise, certo, IVA e Allora, accise. in teoria, se riducessero un po' le accise, Sì, avremmo anche e riducessero. Ah! riducessero un po' le accise, avremmo anche un risparmio per i consumatori. Certo che sì, così come si riducono ad esempio l'IVA, che è quello che hanno fatto l'intervento che hanno fatto, no, quando c'è stato il periodo post-Covid. Esatto. Assolutamente sì, perché su quelle voci lì non possiamo intervenire. Né noi come utenti finali né i fornitori, sono proprio Esatto. passanti, no? Ma anche il trasporto, allora vado in maniera no provocatoria, anche se si decidesse che i distributori riducessero le tariffe di trasporto, anche quello inciderebbe, È certo, no? Perché è un però 20-25%. attenzione, le tariffe di trasporto nascono dalla, come si può dire, da una logica di ripagamento di costi. Certo. Mentre l'accise è un balzello che qualcuno ti fa pagare, è diverso, no? Vero, Perché la vero. tariffa di trasporto mi ripaga quello che avevo speso per costruire il gasdotto o il Certo. metanodotto o eccetera, Quello che eccetera. sia, l'elettrodotto, quello che sia, certo. Tutto lì. Poi volevo chiederti una cosa, mi sono dimenticato. Vabbè, no, la cosa veramente che mi ha fatto innervosire come una belva è che se non mi mandi le carte prima e ce l'ho in mano mentre tu parli, io divento scemo a starti dietro. Poi col trucco che non giravano le slide, cioè tu stavi. Quello è stato un problema tecnico perché abbiamo condiviso sia lo schermo grande per chi è qui in sala che per. Adesso sulle slide recupereremo tutto, anche sulla Per la registrazione. prossima No, per la presentazione prossima, al massimo la mandiamo dritta. mandamele, io me le stampo. Mi No, la sembra più. prossima non sarà in sala, saremo il 30, saremo tutti collegati su Zoom, quindi sarà più semplice, non ci sarà questo errore. No, Allora, io cercherò di passiamo stare adesso. qua a Piacenza e io a Roma, cioè voglio dire, vabbè, comunque grazie. 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 Allora c'è Laura adesso. Allora, innanzitutto grazie, veramente una formazione fondamentale perché, diciamo, Grazie. anche per chi si muove un pochino e cerca di informarsi, siamo persi in questo marasma. Quindi devo dire che, diciamo, molto utile, certamente le slides avrebbero aiutato, ma insomma grazie infinite. Quello che volevo capire, quindi quello che varia è il costo dell'energia. Nella fattura noi dobbiamo andare a guardare il costo dell'energia perché gli oneri di trasporto, eccetera, eccetera, in realtà quelli rimangono Il fissi. costo materia energia proprio, costo Perché materia la energia. difficoltà che io ho trovato nel provare a vedere le fatture, poi il costo, cioè come quantificare per chi non mastica i numeri, no? Giustamente dicevi la luce, potenza per tempo, il gas e metro cubi, però non è così evidente come dire una mela costa uno, una pera costa due. È difficile comparare le fatture perché sui costi ci si perde. Allora, Laura, un'indicazione molto terra-terra, cioè l'indicazione proprio del fruttivendolo, capito? Proprio Sì. terra-terra-terra, perché non stiamo parlando di utenze business, non stiamo parlando di aziende, stiamo parlando di noi a casa. Infatti, Siccome tanti fornitori, non dico tutti, ma tanti, soprattutto su di noi, no? Quindi sulle utenze domestiche,
mettono dei prezzi dell'energia, prezzi fissi, molto interessanti. Poi vanno a caricare costi, commercializzazione, vendita, mettono di tutto. Il conto della serva è: ti prendi il totale in euro, prima ovviamente dell'IVA, delle accise, lo dividi per i consumi in kilowattora e vedi ad esempio che stai pagando, butto lì, 200 euro megawattora, 0, 200 euro kilowattora. Hai cambiato fornitore. Vedi che tu un mese ne paghi 0,300, 0,400, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Perché questo è un qualcosa che, se mi sente qualche altro consulente, gli viene, si drizzano i capelli. Perché la realtà è che uno dovrebbe vedere solo il prezzo della materia energia, perché poi bisogna capire se te l'applicano bene. Però alla fine a casa uno dice: ma questo mese ho pagato di più, di meno. Ecco, un'indicazione che io vi do è questo: non valutate mai, perché io conosco persone, ma amici, ogni 3 mesi cambiano, perché ti dicono: ah no, oggi io questo mi fa pagare di più, ma aveva promesso X, poi dopo 3 mesi stanno diventando scemi, no? Online. Valutate un fornitore dopo almeno 3-4 mesi, perché se è un prezzo indicizzato, cioè ci sarà il mese in cui, no, il prezzo è un po' più alto, poi è sceso, poi è risalito, è ovvio che se pagavate sempre facendo quella famosa divisione 0,200 e ora sistematicamente state pagando 0,500, c'è qualcosa che non va, no? Però l'indicazione è, fai, dimmi tu, Nicola, se hai indicazione. Sì, l'indicazione è che oggi, se io scelgo un operatore, stiamo parlando a questo punto di Mercato Libero, io ormai lo sto facendo in maniera consapevole, quindi so che offerta sono andato a firmare perché mi sono informato, cioè non prendo non prendo la prima offerta che arriva, chiedo qual è il prezzo della materia, qual è il prezzo della commercializzazione della vendita, perché io sono a forze del settore. Sì, nel senso che sfortunatamente per esperienza di mia madre, cioè proprio persona anziana di 80 anni, cioè nonostante avesse la figlia che lavora nel settore, mi sono ritrovata perché a volte, no, controllavo se aveva pagato o meno, no, le varie utenze. Mi sono trovato una fattura di un operatore e dico: ma quando è che hai firmato questo contratto? Non mi hai detto niente. No, ma io ho risposto al telefono, vi parlo tipo 5-6 anni fa, ho risposto al telefono, gli ho detto che non volevo niente. No, hai detto qualche sì, perché dicendo qualche sì ti si è registrata. Quindi sono d'accordissimo con Nicola che ovviamente ci sono, no, persone come noi, non noi che siamo consulenti, ma in generale molti clienti, obiettivamente Mercato Libero, non sanno i dettagli. Però hanno scelto fisso, indicizzato, si aspettano un ritorno di un certo tipo. Però pensa a chi viene da voi, non penso solo a voi, pensa a chi viene da voi. Sfortunatamente io temo che il 60% si è trovato negli anni scorsi in situazioni in cui o perché a casa sta, non so, la pensionata che a casa gli suonano alla porta, adesso ce ne sono molto di meno, adesso la moda è la telefonata, però prima, no, qualche anno fa suonano all'aperta, non sono di Acea, e dico Acea perché non per fare screditare un fornitore, ma perché è il distributore nostro, no? No, guardate, non vi preoccupate, guarda, adesso cambia la tariffa, diventa questo, una persona anziana, non è che si mette a pensare, no, al Mercato Libero, no, aspetta, sì, è Acea, oh, cavolo, mi fornisce l'energia. Quindi molti sono andati, no, persone a fiducia, e si trovano con situazioni, no, non volute. Altri, e speriamo che sia la maggioranza, poi ce lo direte voi, no? Perché poi avrete, no, una raccolta di fatture, eccetera, eccetera, vedrete voi prima. Vedete, siamo pessimisti, ma vedere, no, vedremo che l'80% sa tutto, però temo che possa succedere in quel modo. Bene, prima Grazie. di lasciare la Prego. parola c'è l'associazione di promozione APS che non c'è il nome, quindi è Nome. una delle ARDI. C'è a Roberto, dico Roberto, tu ci hai chiesto il bonus legato all'ISEE e sarà proprio il prossimo incontro del 30, approfondiremo proprio questo. Quindi sarà su questo e sulla scelta del fornitore. Quindi, Ok, grazie. allora. Chi è adesso che Allora, si... l'associazione, io sono Enza. Sì. Vabbè, mi sono Ciao. iscritta così, ma sono in una parrocchia, quindi Ah, ok. va bene. Grazie Silvia, mi associo a tutti, grazie, perché effettivamente è un mercato difficile. Io sto in una società telefonica e ci sono altri tipi di problemi per la lettura di fatture, ma anche vedo che con questa elettrica è un macello lo stesso.
Chiedevo però, solo per dare consigli, visto che non ho, in realtà appunto col fatto che non si vedevano le slide è stato un po' difficile anche seguire, ho cercato di prendere appunti, ma insomma, in pratica, vabbè, al di là del fatto che le persone possono stare per altri 3 anni in un mercato, diciamo così, ancora meglio tutelato, allora la scelta della fattura, del mercato fisso. Dicevate, alla fine non dovrebbe essere molto diverso da quello a prezzo variabile, almeno al momento storico. No. Correggetemi se sbaglio. No, allora posso interromperti? Sì, finisco la domanda e poi Sì, mi. vai, 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 assolutamente, certo. E quindi, allora, io per dare consigli su questa cosa, la capite meglio? Allora, io prima per vedere quanto pago devo prendere, abbiamo detto, il totale in euro senza IVA di tutta la fattura e dividerlo per i consumi. Capito bene? Sì, Ok, capito questo bene. vale sia per il gas che per l'energia. Perfetto. Assolutamente sì. No, il 20% perché la quota della materia prima, abbiamo detto che è quella che il costo della materia energia, che più o meno a che cosa corrisponde nel gas come voce? Si chiama Sempre, sempre costo materia energia perché per essere precise, io perché ho dato no, botta e risposta alla domanda che mi era stata fatta, se uno vuole fare proprio il conto proprio no, del fruttivendolo, per essere preciso uno dovrebbe capire il prezzo della materia energia che è diviso, no, nelle fatture c'è scritto proprio costo materia energia, che ne so, 500, 200 euro, costo, cioè, e poi totale fattura, no? Uno può vedere anche solo il costo, no, volendo, della materia energia in euro, lo dividi per il kilowattora, no? Però per vedere se è prezzo fisso o prezzo indicizzato, quello che vi dicevo è che bisogna avere la fattura di dettaglio. O lo capisci dal nome dell'offerta, sicura energia, nomi così, ma molto spesso non si capisce. Quindi devi chiedere. Che vuol dire chiedere? Vuol ma dire mettila che... su internet, è molto più Brava. semplice, non ci dovrebbe essere riportata, questo non è un problema. Il problema è Ok. capire se può essere conveniente oppure no il fatto di passare da una fissa Certo. a un'indicizzata proprio a prezzo E variabile. quello Stavate dicendo che più o meno sono no, non simili, è quindi. uguale, no, importante, no, 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 importante. Allora, in questo momento storico non è assolutamente uguale. Quello che io dicevo è che è un po' come il mutuo fisso a tasso variabile. Dicevo che in questo momento storico in cui c'è qualche tensione internazionale, no? Quindi lato Medio Oriente, lato Ucraina, eccetera. Alcuni clienti si stanno spaventando perché temono un rialzo dei prezzi come quello avvenuto, no, nel 2021-2022 e richiedono i prezzi fissi e i fornitori se ne stanno, non dico approfittando perché non è un approfittare, stanno proponendo dei prezzi fissi che se uno li confronta con quella che è la previsione del prezzo del PUN da qui ai prossimi 12 mesi sono quasi il doppio. Quindi quello non vuol dire che è una scelta sbagliata, è una scelta come il mutuo fisso e variabile, poi è la storia che ci dirà se è una scelta giusta o non è giusta, perché no, nessuno ha la previsione o la palla di cristallo. Quello che io dico è che nel caso parliamo sempre di mercato libero. Attenzione quando uno deve prendere un prezzo fisso, come dicevi tu, online lo vedi oppure il fornitore te lo propone, di controllare bene qual è, lì devi avere un'indicazione, un po' l'associazione o comunque no, chi vi seguirà adesso no, nella scelta delle varie offerte, nella prossima presentazione, che vedete il 30, mi sembra, vi daranno indicazioni da questo punto di vista, perché diversi fornitori stanno proponendo il prezzo fisso. Quindi lì è un po' una scelta, io sento clienti che mi dicono, senti, non è fuori dal mondo, è comunque più basso di quello che ho pagato l'anno storico. Stiamo parlando di risparmiare rispetto all'indicizzato quanto? 50 euro l'anno? Sai che ti dico, mi metto tranquillo e firmo il fisso. Altri ti dicono no, vabbè, ma comunque alto e quindi, ma una scelta un po' della persona, un po' come il mutuo Sì, fisso e no, no, variabile. questo l'ho capito, avevo capito però che era in questo momento era un po' invece no, ho capito male. No, 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 scusa che forse mi sono espressa male. Quello che dicevano entrambi è che spesso variabile in questo momento la differenza è poca per il consumo Vabbè, allora ho domestico. capito. Allora, bravissimo. La verità vera è che essendo poco il consumo domestico, parliamo di quanto? 2-3 mila kilowattora l'anno. Sì, 2-5 kilowattora l'anno, parliamo veramente di una differenza di 100 euro l'anno. Ma in generale è il motivo per cui vi vogliamo tranquillizzare, cioè qualunque errore. Una cosa.
Sì, certo, è vero, verissimo. È confrontato sul mondo aziendale. Mondo aziendale, spende un'azienda, che ne so, spende 10.000 euro, facciamo il costo economico, 10.000 euro, 10.000 euro al mese, quindi sono 120.000 euro all'anno di costo di energia. Un aumento del 10% sono 12.000 euro, è tutto in proporzione. Però in forbice, alla fine, per il cliente, che il nostro cliente domestico, che spende 60 euro al meno, di 50 euro al mese, che ne so, anche meno, 40 euro al mese, 80 euro al bimestre, sì, consumo ridottissimo. Okay. Alla fine è sempre il 10%, No, no, però. certo, no, no. Però scusate, l'ultima cosa e poi basta, non dico più nulla, taccio. Siccome prima avete parlato all'inizio di produttori, trader e società di vendita, Sì. ok? Dicendo che appunto alcune società, alcune società di vendita sono anche queste produttori, ma c'è una lista di queste, cioè, Certo, per evitare la fila, come dicevamo, la perdita del prezzo. no, ma probabilmente ve ne parlerà nella consulente della prossima sessione, ma nel sito dell'ARERA c'è proprio l'elenco dei venditori. E vedrete, se vi volete, no, sbizzarrire, che c'è un file Excel che non finisce più, e l'elenco proprio dei produttori. Quindi, dove i produttori adesso sono un po' aumentati, perché c'è anche il produttore no, che produce energia elettrica di fotovoltaico, eolico. Il produttore standard, no, sono molto di meno. I venditori, no, quelli che non sono produttori, sono tanti di più. Io volevo dire una cosa, però non mi ricordo il tuo nome. Ecco. Allora, noi ci siamo trovati poi necessariamente a volervi dare un'indicazione, e in maniera cautelativa e conservativa avevo dato un'indicazione per dire: se il cliente è sul tutelato, lasciamo intanto sul tutelato, ci evitiamo anche sostanzialmente tanti problemi, no? Nel dargli un consiglio. Questo perché? Perché il mercato libero comunque è ancora una giungla, dico ancora. Perché? Questa è un'indicazione che vi do adesso, ma magari già dal prossimo anno, probabilmente alla fine del mercato tutelato cambierà determinate condizioni. Tra tutti gli operatori, che sono veramente tanti, tra operatori, tra trader, produttori, fornitori, reseller, stiamo parlando più di 350 fornitori, da grandi a molto piccoli. Un fenomeno che in tutti questi anni ci siamo accorti e assistiamo è che le offerte per prendere il cliente, sono a volte anche molto accattivanti. Okay? Ah, beh, ti do subito 30 euro di bonus, 40 euro di bonus, ti do un super risparmio anche sul prezzo della materia, perché adesso magari dico e contraddiciamo tutto quello che abbiamo detto. Però ci rimane questo come aspetto fondamentale, che non si premia la fedeltà del cliente. Cioè, la grandissima concorrenza che c'è tra tutti i fornitori fa sì che c'è una grossa bagarre in fase di acquisizione per prendersi il cliente. Magari poi alla fine alcune offerte sono anche molto interessanti, magari qualcuna è anche più interessante, abbiamo detto, del tutelato su alcuni aspetti. Però un aspetto fondamentale, che è un fenomeno di tutti questi anni, che non c'è la protezione del cliente, che rimane in fornitura con lo stesso fornitore. Questo è un dato che affonda tanto nella la storia che abbiamo avuto, tantissimi fornitori. Non c'è la protezione del cliente, che rimane in fornitura tanti anni, cioè la fedeltà, perché non è detto che adesso questo cambiamento epocale non possa cambiare tante condizioni. Probabilmente ci sarà un'aggregazione di tanti fornitori, ci sarà una pulizia di tanti fornitori, e può darsi che da domani, usciranno finalmente delle offerte, che io ti do un prezzo oggi buono, che tu rimani dal 12° mese, mi rimane e ti faccio uno sconto al 12° mese, rimani al 24° mese, ti faccio un altro sconto, fino a poi magari arrivare a un tetto. Diciamo che l'indicazione che noi possiamo dare oggi è che questo fenomeno c'è, ce lo aspettiamo, perché questo vuol dire che il Speriamo. mercato inizia a essere effettivamente competitivo e concorrenziale. Questo vuol dire. Una, ecco, no, io un'integrazione a quello che dice Nicola, proprio per avallare quello che dice lui, visto la nostra esperienza degli scorsi, beh, lui è più giovane, io ormai di più di 20 anni di mercato business, e quello nel mercato business è successo questo, nel senso, la logica era proprio, siccome l'assi ragiona in kilowattora, quindi il cliente non è un pezzo, un numero, no? Ma sono kilowattore che il fornitore acquisisce il secondo anno dal 13° mese, c'è lo sconto normalmente perché tu rimani ancora con me.
Se testi ancora di più, ma perché? Perché il fornitore ha la certezza di un tot di volumi, sarà un cliente affidabile, un cliente che paga. Quello che dice Nicola e che è quello che ci, no, e tutti quanti ci auguriamo è che succeda dopo questa, quando questa giungla si sfoltirà, perché prima o poi si sfoltirà, questo è un po' quello che ci sta dicendo il mercato, e avvenga anche nel mercato residenziale. Scusate, passo solo l'ultima cosa che mi è venuta in mente, se non ci sono domande di altre non voglio togliere, ma siccome c'è anche questa tematica etica del fatto dell'energia pulita o dell'energia prodotta, Sì. che è un'altra cosa che invece, per carità, eticamente è una cosa carina e corretta, ma non sono completamente sicura che anche quando ti dicono che tu prendi una cosa verde o è eticamente corretta sia vero, perché poi alla fine i canali per cui l'energia transita sono talmente tanti che chissà se veramente prendo, facendo una scelta etica io prendo un'energia No, pulita. allora, questo è importantissimo, nel senso che il fornitore non può assolutamente vendere energia pulita, viene detta, se non è certificata, nel senso che ci sono alcuni fornitori che poi ve lo diranno, vendono solo al residenziale energia pulita, ma che vuol dire, cioè in maniera molto terra-terra, non è che il kilowattora ha la pallina verde e quindi io fornitore spedisco questo kilowattora con la pallina verde e arriva a casa di Rossella perché Rossella ha sottoscritto l'energia pulita. Vuol dire che, vi faccio un esempio, se io sono un fornitore, vendo X milioni di kilowattora a clienti che hanno firmato un'offerta con l'energia verde, io sono soggetta o a prova verifica di enti certificatori esterni che verificano che tot di energia che ho venduto effettivamente è stata approvvigionata e prodotta con fonti rinnovabili, eccetera. E poi c'è proprio una piattaforma internazionale di certificazione. Quindi quello sì, quello che possiamo dire è che bisogna vedere, poi diventa una scelta no personale, se il gioco vale la candela, no? Nel senso quanto fa pagare in più questo discorso e che prezzo vengono proposti, però ripeto, secondo me sarà sicuramente oggetto di molte offerte presenti nel portale dell'ARERA di cui discuterete a fine mese, sicuramente.